Salve a tutti amici YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Innanzitutto vi ringrazio per i mi piace, per le visualizzazioni ai miei video. Grazie, grazie, grazie. E perché sono qui mercoledì 1º agosto 2018 con un video su O Mobile? Semplice, è cambiata l'offerta commerciale. Andiamola a vedere. Facciamo un refresh, come è entrata O Mobile a seguito del lancio di Iliad. L'offerta commerciale di lancio è stata minuti illimitati, SMS illimitati, 30 giga dall'Italia, minuti illimitati, SMS illimitati e 2 giga in roaming europeo, per un costo di 6,99 euro, giusto 1 euro di differenza con Iliad. Però applicando una limitazione di velocità di connessione sulla rete Vodafone sulla quale si appoggia. Un massimo di 60 mega in download e di 52 in upload. E oggi, dal 1º di agosto 2018, qual è la nuova offerta commerciale? L'offerta commerciale di O Mobile entrata in vigore da oggi si va a allineare con quello che offre Iliad, minuti illimitati, SMS illimitati e 40 giga dall'Italia, minuti illimitati, SMS illimitati e 2 giga e mezzo in roaming europeo a 7,99 euro, 1 euro sempre in più rispetto a Iliad, ma c'è una limitazione ulteriore sulla velocità di connessione, che diminuisce ancora ed è di 30 mega in upload e download, che O Mobile definisce 4G Basic. Quindi una limitazione ulteriore sulla velocità che ancora non sappiamo se verrà applicata ai vecchi clienti. Perché vecchi, chiamiamoli così, per chi ha sottoscritto l'offerta a 6,99, perché comunque questo tipo di limitazione è stato diffuso oggi con la nuova offerta commerciale, anche se dei primi speed test non rilevano che questa limitazione sia stata applicata, ma comunque in O Mobile rimangono dei problemi. Consultando i gruppi O Mobile su Facebook, sono in tanti che non hanno gradito questa ulteriore limitazione sulla velocità. Probabilmente questo è stato fatto da parte di Vodafone per tutelare i clienti a marchio Vodafone che spendono di più e che quindi navigano a velocità superiori, velocità differenti. Altri problemi, uno non indifferente, che da quando è stato lanciato il brand O Mobile è impossibile utilizzare l'hotspot, quindi la condivisione della connessione con altri device. Qualsiasi tipo di configurazione su qualsiasi tipo di device non funziona. Quindi questo è un primo problema. Il secondo problema sono gli ordini online, le spedizioni delle SIM o il ritiro della SIM dopo aver fatto la prenotazione in edicola. C'è questa limitazione di 500 SIM al giorno, una limitazione che è di natura tecnico-logistica, è una strategia commerciale. Secondo me, un po' l'una e un po' l'altra, visto che O Mobile è nata esclusivamente per due ragioni. La prima per contrastare Iliad e la seconda per andare a prendere quella fetta di mercato di clienti che spende tra i 9 e i 15 euro, che sono in parte clienti di altri operatori e in parte clienti con vecchie promozioni Vodafone che sono state rimodulate, che sono scontenti della rimodulazione, che o sono usciti o che stanno o che volevano uscire e che sono frenati dal fatto di dover utilizzare una rete che comunque non è la rete Vodafone. Invece, stando su rete Vodafone, che è una delle migliori reti che ci possa essere,
si riesce a trovare un compromesso. Insomma, dai amici di Vodafone, mi aspettavo qualche cosa di meglio. Ricapitoliamo. Allora, minuti limitati, SMS limitati 40 giga in Italia, minuti limitati, SMS limitati 2 giga e mezzo in Europa, 7,99 al mese. Piccola precisazione, a differenza di Iliad che aveva dato la possibilità di sottoscrivere sia l'offerta 5,99 che 6,99 rispettivamente per 100.000 clienti e 500.000 clienti, con Home Mobile tutto questo non è possibile. Ho l'offerta a 7,99 o niente. Quindi ricordatevi, con Home Mobile dal 1° agosto solo l'offerta a 7,99. Io vi ricordo che questo video non è sponsorizzato né da Home Mobile né da Iliad né da Vodafone né da qualsiasi altra azienda telefonica. Non mi paga nessuno se non la monetizzazione mi viene dalla visualizzazione dei video. Vi ricordo che è ancora attivo fino al 15 di agosto il contest con il quale regalerò all'iscritto 5001 del mio canale uno smartphone 3G Android, quello che io ho recensito per altro consumo. Quindi l'iscritto 5001 entro il 15 di agosto si potrà aggiudicare questo smartphone. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi invito a guardare i video precedenti, lasciare un mi piace, lasciare un commento e noi ci vediamo al prossimo video e buon agosto. Ciao! It's caught in the crossfire.